Ehi là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questo nuovo video di Scribble Dance Unlimited. Nella scorsa parte abbiamo giocato. Bene, partiamo subito. Canyon Polveroso, vi dico subito, ho contato quante parti ci mancano. E cioè, perlomeno ci mancano 13 livelli, quindi sono 6 parti. Ok, perfetto. Partiamo benissimo, non si muove nemmeno. Usa animale. Ok, adesso ci siamo. Oddio. Che roba è? Bufalo volante. Attacca. Ah già. Cosa sta succedendo? Oh. Fuga, fuga, fuga. Ok. Comunque, sì, dovrebbero mancare circa 6 parti, adesso dipende poi in una... in uno... c'è solo roba viva. Ok, comunque... ok, perfetto. Comunque, stavo dicendo, mancano 6 parti circa, e solo che in una parte dovremo fare 3 livelli. La banda del toast imburrato è in fuga. Catturali tutti e consegnali allo sceriffo. La banda del toast imburrato. Allora sei meglio tu. Allora. Che travestimento è? Ma perché? È a posto questa feticista dei capelli. Non ti si vede! Vai! Dove è finita? Io mi chiedo dove sia finita! Facendo davvero quello dietro un sasso. Cattura tutti i ladri, attira l'avido cercatore d'oro Gary fuori dal suo nascondiglio e consegna allo sceriffo. Che è questo, Gary? Monete? Moneta? Avido cercatore d'oro, dove la butto? Toh. Ah, era lui Gary. Ma che banda di merda è? No, scusate, perché... Boh... Ma vabbè, tanto... Un bandito in meno. Kenny, non resisto. Kalun... È il prossimo. Ci vuole un water. Un water... Waterbus? Ah, una nave. Vai. Ci ho messo dentro quella con i capelli. Ma togliti! Che ci fai? Allora, gabinetto sanitario. Perché c'era ufficio anche? È lui davvero! Sono patate, tranquilli, sono patate. Non è nient'altro. Patate! Vai, dovrebbe mancare con i capelli. Arresta Anna la ladra dei capelli, infatti. Senti Anna. Ma è qui davanti, come fa? Ma pensa a te. Perché prima era nascosta dietro un cactus. Ti do un cappello se vuoi. Il mio cappello per i tuoi. Eh? La miglior banda di sempre, non c'è niente da dire, mi dispiace. Basta, non voglio più avere... Oh, Giovanni Ran... No, non è vero. Il mio cavallo sta male, sono bloccato qui. È morto il tuo cavallo. Vabbè. Cosa sta succedendo? Ok, si è divorato il topo. Orco Giuda, oh! Cosa vuoi te? Tank! Devo tornare alla base. Toh, ti do un panino volante. Vai bello! Col panino! Non si guida mentre si mangia! Zig no zag. Ok, perfetto, si è schiantato.
Olè! Così non mi vede nessuno. Vamonos! Apriti sesamo! Ehi, John! Come butta? Svuota! Sono venuto un attimo a prendere... Aia! Pezzo di merda! E va a cagare! Dammi qua! Via, via! Olè! No, i soldi! I soldi, cavolo! Via! Tieni! Prossima, fuck! Oh, mi mancano solo loro, ma non capisco come farli! Vabbè, me lo dite voi, perché io ci ho provato, gli ho dato tutti gli aggettivi che potevo, ma... Nothing. Tomba di onomatopea. Vai, altra roba grammaticale, tanto. Comunque se sapete come tirare giù quel bufalo volante... Fatemelo sapere. Intanto mi togli sto robo del passamontagna qua perché mi fa un po' schifo. Anche gli occhiali, grazie. Ok, let's go. Ma perché sbaglio tasto? Allora, subito, Indiana Jones, dimmi, aiutami a decifrare questi geloglifici. Ma questo c'ha, è strano. Posso quasi leggere questi geroglifici, puoi dirmi cosa significano? Significano che un verme con un coso danno una chiocciola. Chiocciola. Mollusco. Ah, c'era anche la punteggiatura. Ecco lei. Si è innamorata di una chiocciola. Ok, va bene. Questo? Cosa vuoi da me? Aiutami a decifrarli, ti do... Ah, una lente di ingrandimento. Let's go. Cosa vuoi? Ah, questo è coso! Lara Croft! Questa trappola è pericolosa, mettici qualcosa di appiccicoso prima che perda un braccio. Ma no, non ci passare, Lara Croft. Dai, non è un gioco per te, mi dispiace. Però ti do una gomma da masticare. Olè. Funziona? Perfetto. Cornucopia petrificata. Va bene, mummia, senti. I tombarolli hanno rubato i nostri mobili. Ma che cazzo. Puoi darci qualcosa per sostituirli? Ok. Ti do un letto. Ce l'hai già? Ma ti do un letto. Ecco, la moglie ha già capito tutto. Adesso sta a te però, devi approfittarne per questo. Ecco come si comporta una tipica famiglia di mummie. Il marito, ovviamente, sul divano a guardare la tele, la moglie a letto. C'era qualcosa che non mi convinceva in questo quadretto familiare. Eccoli. Finito. Devo tornare a casa, aiutami a contattare l'astronave madre. Ci penso io. Guarda che costa un tantino scrivere su Marte. Ok, perfetto, già arrivato. Del carro attrezzi. Oddio. No, 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 mi rapisce anche me. Oh! Dove va? Signore, mi deve dare il telefono. Signore! Telefono casa! lo sapevo. Ma perché mi glielo date? No, aspettate. Ho trovato il modo per entrare. Aiuta gli impresari di pompe funebri a preparare una mummia. Con cui comincia mettendo qualcuno di importante nella macchina per produrre sarcofaghi. Qualcuno di importante, ovviamente io ci metto Slendy. Come no? Come no? Ti rifiuti Slendy? Ti rifiuti di mettere Slenderman? Ma io ti condanno a una persecuzione di anni e anni e anni. Ah beh, un re lo prendiamo, no? Non prendiamo Slenderman, ma prendiamo un re qualsiasi. Poi aggiungi qualcosa in cui avvolgere la mummia. Facciamo una mummia tarocca, dai. Con la settimana enigmistica sulla schiena. Infine aggiungi un composto per l'imbalsamazione. Tipo una crema solare. Giusto! Vai! Ma chi è sto qua? Ma io non ho mica fatto questa. Questo non è mio figlio. Non l'ho fatta io. Uccidetelo. E toglietemi quei vestiti, per favore. Oh raga, ci manca una sola stella. Una sola Starite completa e abbiamo 60 Starite. Se non predico correttamente il futuro, il faraone mi seppellirà vivo. Nevica. Ah beh.
Così impara. C'è qualcuno che non l'ha fatto qui in giro, per caso. Comunque c'è una slittina lì che scende senza il coso. Aspetta. Cos'è? Allora. Niente, non capisco cosa vogliono né sti due né il detective là sotto. E quindi non riesco a completare sti due. Quindi mi fate sapere se avete qualche idea. Mi scrivete nei commenti cosa vuole sia per il bufalo volante, sia Indiana Jones lì sotto per indagarli, cacchè, sia quei due cosi, queste due mummie. In più, se sapete dove sia il coso lì, quel cacchio di terzo... Ah, vuole... Ragazzina con tutto da neve morto! Non è che tipo questo qua voleva qualcosa? Boh, vabbè, lascia stare. Comunque mi fate sapere tutto nei commenti e boh, basta. Quindi, vi saluto. Ci vediamo alla prossima parte. Let's play Scribblenauts Unlimited. Qui da Manolf è tutto. Ciao a tutti.